Ciao a tutte ragazze, allora quello di oggi sarà un video vlog, insomma come si usa chiamarli in questo modo, ossia un video di aggiornamento, di pure chiacchiere. Sono infatti tornata dall'università da poco, da una lezione piuttosto pallosa di cui ho l'esonero la prossima settimana. Infatti sono qui che sto studiando, appunti, non ne posso più. E perché studio giurisprudenza e diritto del lavoro e mi fa alquanto schifo. Sono delle specie di preappelli scritti che quindi cioè, comunque generalmente sono riservati solamente ai frequentanti, infatti questo professore prende le firme e consentono di appunto magari avere dei vantaggi, magari perché in questo caso saranno delle domande a quiz, quindi insomma sono magari un pochino più facili. Rispetto magari all'orale, ecco, penso, ma io gli scritti li preferisco sempre, anche perché ho sempre un po' la speranza che nel dubbio si riesca un pochino a copiare. E in questo periodo sono un po' triste, stanno succedendo un po' di cose e quindi boh, sono un po' giù di morale, però insomma nel mio spirito è sempre comunque far vedere all'esterno che tutto va bene. Anche se poi magari dentro sto male, ma insomma, comunque non vi preoccupate, nulla di grave, sono sicura che le cose si rimetteranno presto a posto. Quindi insomma, cerco un pochino di distrarmi, più di tanto non posso perché ovviamente devo studiare, però insomma, magari cerco appunto un pochino di occuparmi il tempo, di fare altre cose. Una cosa che ho fatto è di creare un blog. Era da un po' di tempo che in effetti volevo creare un blog diciamo un po' diverso però rispetto ai classici blog di moda. Nel mio caso ho deciso di creare un blog più che altro dedicato insomma un po' a quello che io ritengo noioso sia mostrato nei video. Ad esempio, insomma, spesso, soprattutto ultimamente, alcune aziende mi hanno inviato dei loro prodotti e so che questo genere di video non piace molto a voi. Generalmente già quelli normali di outfit, di haul, dell'abbigliamento, dopo 3 minuti che li pubblico hanno tipo 25 pollici in giù e 2 in su e quindi insomma quando pubblico questi video ci sono critiche su critiche, che faccio pubblicità e tutto quanto. Quindi ho deciso, però insomma, detto che secondo me tutte le recensioni dei prodotti, che siano positive o negative, servono sempre. E comunque io sono la prima a non, cioè nel senso, se un prodotto non mi piace lo dico apertamente, non me ne frega niente che me l'abbiano inviati, ma lo dico. E quindi insomma per evitare diciamo critiche inutili ho deciso di aprire questo blog in cui diciamo sarà dedicato principalmente alla recensione dei prodotti che mi vengono inviati. Ci saranno comunque anche dei post dedicati alla mia vita, magari appunto magari dei post blog. Ho ad esempio l'altro giorno ho pubblicato un post sull'ultimo ombretto di Chanel che ho comprato, l'Illusion d'Ombre. E insomma, diciamo, ci sono degli articoli, ci saranno anche degli articoli di post di cucina. Ma ho creato questo blog, si chiama L'Angolo di Bitti, lo trovate sempre sul portale Blogger. Vi lascio comunque il link qua sotto, quindi insomma vi aspetto anche lì, alcune di voi mi stanno già seguendo. Vi lascio qua sotto anche la mia pagina Facebook, molti di voi so che non riescono a trovarmi, semplicemente digitare Bitti e i numeri proprio, 871, quindi 871 Chanel e viene fuori, cioè ci sono io, quindi lì insomma non riesco proprio ad aggiornarlo giornalmente, ma insomma vi aspetto comunque lì numerose. Ho scoperto che una mia amica, cioè amica, insomma una ragazza che conosco è entrata al Grande Fratello. E la ragazza di Torino che è entrata questa settimana, devo dire che quest'anno il Grande Fratello non mi sta piacendo per niente, li trovo tutti abbastanza antipatici e vuoti, non che gli altri anni fossero dei grandi rappresentanti, però insomma negli altri anni lo guardavo abbastanza volentieri come programma, mentre invece quest'anno proprio non so, non mi attira, penso di aver giusto visto, poi vabbè. Sarà che coincide anche con Fiorello che io adoro, quindi tendo sicuramente a guardare Fiorello e non il Grande Fratello. Però diciamo che anche nelle pause di Fiorello magari intanto giro sul Grande Fratello e dopo 5 minuti sono già annoiatissima. Quindi non lo sto seguendo per nulla. Però l'altra sera, cioè in realtà su Facebook, ho visto che un amico in comune, sia mio che di questa ragazza, ha
aveva postato il fatto che questa ragazza era entrata al Grande Fratello ed effettivamente sono andata a controllare sul sito e questa ragazza Martina era entrata al Grande Fratello, quindi insomma mi ha colpito perché proprio, cioè nel senso non siamo mai state grandi amiche, abbiamo lavorato qualche volta insieme come hostess, insomma per qualche evento e l'avevo incontrata giusto un mese fa, quella sera che avevo fatto l'aperitivo al Bla Bla qui a Torino. E insomma mi fa strano ecco, vederla in TV anche se appunto non è una delle mie migliori amiche, però insomma sapere che una persona che conosci è al Grande Fratello fa sempre un po' così impressione. Poi volevo raccontarvi una cosa simpatica che mi è successa tipo 2 ore fa. Allora sono uscita da Palazzo Nuovo, che è dove c'è la sede di giurisprudenza, e ho preso un pullman per andare, per spostarmi insomma di circa 1 chilometro o 2. Non avevo voglia di farlo a piedi perché dovevo andare in un negozio di una mia amica a prendere qualcosina. E allora ho preso il primo pullman che passava che mi ha portato in via Cernaia, sono perché di Torino. E insomma, quando ero lì sul pullman ho notato che è salito un ragazzo che, insomma, quando è salito mi ha un po' guardato, però sinceramente, sai, nel pullman anch'io magari mi capita di guardare delle persone, ma così perché magari mi fisso col pensiero. Magari sono presa dai miei pensieri, in realtà sto fissando una persona, quindi non ci ho fatto neanche più di tanto caso. Sono scesa alla mia fermata e dovevo fare all'incirca 100 metri per raggiungere il negozio di questa mia amica e mi sentivo seguita, no? Però ho detto, vabbè, insomma, era una via abbastanza trafficata, quindi ho detto, vabbè, ci sarà anche altra gente che cammina ovviamente in quella via. A un certo punto, poi, insomma, io cammino abbastanza veloce, devo dire, che ho il passo molto molto spedito e notavo che questo mi stava dietro, non il passo. A un certo punto vedo che questo mi si avvicina e mi fa: "Ah, ma come mai una ragazza così carina tutta sola?" E io tipo mi sono girata, l'ho guardato e ho detto: "Scusa, non ho capito." Lui: "Eh no, ma perché una ragazza così carina tutta sola?" E io: "No, ma guarda, veramente sto andando a fare delle commissioni." "Ah no, perché ti ho notato prima sul pullman e no, poi mi sembri un viso conosciuto." Al che ho detto: "Allora, o è la classica scusa che uno usa, o probabilmente, non lo so, mi ha visto effettivamente, che segue il mio canale di YouTube, lo metto in dubbio." E quindi ho detto: "Non so dove puoi avermi visto." E nel frattempo stavamo camminando, no? E io dicevo: "Cavolo, perché non c'è già il negozio qua?" E lui mi fa: "Ah, ma studi per caso a Palazzo Nuovo?" E io: "Sì, studio a Palazzo Nuovo." "Ah, anch'io studio a Palazzo Nuovo, ma cosa studi di bello?" E io: "Giurisprudenza." "Ah, ma dai, allora un futuro avvocato?" E io: "No, veramente non so se farò l'avvocato, comunque sì, faccio giurisprudenza." "Ah no, io faccio lettere." Io: "Ah, capito." E intanto cercavo tipo gli sguardi di qualcuno. E allora niente, nel frattempo arriviamo fortunatamente davanti al negozio. Tipo io mi sono provata di colpo e gli faccio: "Bene, io sono arrivata." E lui: "Ah cavolo, ma di già sei arrivata, neanche il tempo di fare conoscenza." E io: mi spiace." Tipo stavo già per entrare nel negozio. Mi fa: "Dai, ma almeno dimmi come ti chiami." E io: "Vabbè, Vittoria." E ovviamente la classica frase, cioè veramente, io dico, ma un po' di, non so, di inventiva. E lui: "Ah, è proprio il mio nome preferito." E io: "Bene, ciao." E lui: "Ah no, vabbè, io comunque mi chiamo Davide." E io: "Ciao, piacere." E tipo sempre che stavo per entrare nel negozio, infatti c'era la mamma della mia amica dentro il negozio che tipo mi guardava e faceva: "Ma sì, ce la fai?" E lui mi fa: "No, ma dai, ma almeno scambiamoci il numero di telefono, così magari ci prendiamo un caffè un giorno." Al che gli faccio: "Guarda, no, lasciamo stare, per favore, ciao." Tipo lui se n'è andato a testa bassa. Io dico: "Ma cioè, nel senso, vabbè, sono cose che per carità fanno piacere." Poi oltretutto devo dire, se devo essere sincera, non era neanche proprio una ciofeca, insomma, un ragazzo alto, muscoloso, abbastanza vestito bene. Però vabbè, nel senso, non mi dire Vittoria, ah, il mio nome preferito, cioè vabbè. Comunque, insomma, una cosa che mi ha fatto sorridere. Poi sono andata nel negozio di questa mia amica, gliel'avevo già parlato. Il negozio è questo, si chiama Le Tulip, ed è, ho scritto anche dove si trova, in via San Francesco d'Assisi 6A, ma ha aperto un negozio anche a Rivoli.
sappiatelo, Chieri Rivoli in via Piol. E ho preso due cosine, ma proprio ine, perché però mi piacevano. Ho preso questa dolce vita, che è veramente molto molto calda come tessuto, perché è tipo una lanetta leggera, con tutte queste, questi sberluccichini, queste paillettes, tipo questa cosa fa molto, molto tipo pranzo di Natale o tipo Capodanno. E questa qua veniva tipo 18 euro. E poi ho preso quest'altra, oggi avevo voglia di paillettes, quest'altra che appunto rimane più lunga, tipo vestito, grigia. E anche questa ha i paillettoni, questi un po' più grossi, i brillantoni un po' più grossi. E questa veniva a 19, mi sembra. Ed entrambe c'erano di vari colori, però insomma io sono andata sul classico grigio e nero. E nulla. Poi cos'altro dirmi? Nulla. Adesso oggi vado a farmi le unghie, vado a farmi lo smalto semipermanente perché ho un po' di ricrescita. Abbastanza ricrescita. Ah, molto mi avete chiesto di parlarvi di questo, dello smalto semipermanente, quindi sicuramente vi farò un articolo sul blog, ve ne parlerò qua in un video, magari vi farò un video. Tra l'altro non so neanche bene che colore mettermi, boh, adesso vedrò, perché in realtà volevo, vado oggi perché così poi vado ancora prima di Natale e per Natale volevo di sicuro farmi il rosso e adesso non lo so, oggi che tinta farò, vabbè, ve lo farò vedere magari in una foto sulla pagina di Facebook, vi pubblicherò una foto. Basta, adesso vado, che magari vado a studiare un pochino prima di andare a fare le unghie. Un bacione, ciao!